Il presidente della regione siciliana Nello Musumeci ha postato un video sulla sua pagina Facebook sull'ispezione della task force regionale nell'hotspot di Lampedusa. Il presidente dice: ecco le condizioni dell'hotspot di Lampedusa accertate dalla nostra task force. Adesso che si fa? Si dice che realtà virtuale purtroppo è la dimostrazione di quello che diciamo da tempo, i diritti umani vanno praticati e non predicati, dice il presidente, altrimenti è solo retorica, retorica dell'accoglienza che tante volte diventa business dell'accoglienza. Io non sono disponibile a girarmi dall'altra parte e della sicurezza sanitaria del territorio, io sono e mi sento responsabile, dice ancora così il presidente regionale Nello Musumeci. Oggi lo stesso presidente e il sindaco di Lampedusa Totò Martello saranno ricevuti dal Premier Conte proprio in merito alla questione dell'accoglienza e della gestione dei migranti che continuano a sbarcare soprattutto nell'isola. La Regione Siciliana ha formalmente presentato la richiesta di audizione davanti al TAR Palermo dopo la decisione del Governo nazionale di impugnare l'ordinanza del Presidente Nello Musumeci di chiusura dei centri per migranti nell'isola, poi sospesa in maniera cautelativa ma a un indirizzo telematico errato e comunque in maniera tardiva. Quest'ultimo concetto lo afferma l'ufficio stampa della giustizia amministrativa in merito alle dichiarazioni del governatore siciliano Nello Musumeci, che ha più volte dichiarato che il TAR Palermo ha deciso senza neanche ascoltare la regione. Accuse rincarate nel corso della trasmissione condotta da Nicola Porro, Quarta Repubblica, del 31 agosto, in cui ha affermato: il TAR non ci ha voluti ascoltare. È normale che questo possa avvenire all'interno di una strategia.